Presidente, la BCE di Draghi ha deciso di non accettare i titoli di Stato greci. Questo è un volgare, osceno ricatto in stile mafioso nei confronti non soltanto di un presidente democraticamente eletto, ma di milioni di cittadini europei che chiedono un cambio significativo. E una cosa raccapricciante è la stramaledetta ipocrisia che infesta tutti i palazzi del potere, da Bruxelles a Francoforte all'Aula di Montecitorio. Ieri Renzi regalava l'altro ieri, no? La cravatta a Tsipras, gli faceva i complimenti, che bel esempio di speranza, oggi dà ragione a Francoforte. Che cosa devono fare ancora i governi in Grecia? Dove possono fare ancora altre riforme, altri tagli? In Grecia ci sono delle malattie da povertà, cresce la tubercolosi, Presidente, cresce qualsiasi, è drammatica la situazione e la BCE fa un volgare ricatto. È l'ipocrisia che ormai è stomachevole per noi, Presidente, quella che fa applaudire tutta l'aula di Montecitorio alle parole del Capo dello Stato. Bravo, bravo Presidente, che attacchi la mafia, la corruzione e ieri affossano in Senato il disegno anticorruzione presentato dal Movimento 5 Stelle. È questa ipocrisia oscena anche dei mezzi di comunicazione che oggi ultimamente qualsiasi cosa si legge è contro il Movimento 5 Stelle. Qualsiasi responsabilità del tracollo di questo paese è colpa nostra. Poi casualmente arrestano sempre gli altri. Le do questa notizia: oggi hanno arrestato un sindaco vicino al PD, eletto in area PD in provincia di Bari. Ma Renzi tace. Daspo per i corrotti, diceva. Daspo per i corrotti, frasi vuote. E qualche giorno fa hanno arrestato in Emilia, accusa 'ndrangheta, un uomo, Giuseppe Pagliani, consigliere comunale e provinciale di Reggio Emilia, che gli ha lanciato la campagna elettorale il vicepresidente del Senato, Maurizio Gasparri. Mi dica lei se questa è una Repubblica accettabile. Grazie. A lei.